terza marcia. Ce lo siamo domandato per tutti e due i turni in cui abbiamo avuto il piacere di guidare a Vallelunga la BMW M1000RR, alla curva Campagnano, alla S, alla Roma, con il dubbio in più, prima o seconda nello stretto tornantino. Però alla fine la curiosità ha prevalso, così abbiamo chiesto a Roberto Tamburini, pilota del National Trophy, e ad Alex De Angelis di farci vedere. Giro di lancio, una tornata, rientro, 1.44 tanto per gradire, tutto in seconda tranne la doppia dei cimini. Così si guida. Noi ce la siamo presa più comoda, lasciando all'ex compagno di squadra Giancarlo Tiriticco il compito di tirare, ed anche se è rimasto una manciata di secondi sopra il tempo dei nostri piloti di riferimento, alla fine della giornata le nostre impressioni combaciavano. La BMW M1000RR, nonostante nella sua ultima versione eroghi 212 cavalli a 15.100 giri con un motore con una schiena da far paura, è una moto docile e molto leggera nei cambi di direzione, merito delle quote ma anche dei cerchi in carbonio che tolgono peso dalle masse non sospese. BMW dichiara 192 kg in ordine di marcia. Ha ragione Alex De Angelis quando dice: ci vorrebbe la telemetria per capire con quale scelta si fa più strada. Allora, siamo qui con Andrea Silva, responsabile PR e comunicazione di BMW Motorrad Italia, che ci illustra in due minuti questa moto che per la bellezza avrebbe bisogno di almeno mezz'ora, e parliamo della M1000RR. Grazie Paolo. Allora, con molto piacere, la M1000RR segna l'ingresso di BMW Motorrad nella famiglia M, quindi una famiglia fatta di prodotti esclusivi, personalizzabili, ma soprattutto con un'anima racing, che si differenziano dai modelli da cui derivano per precise e significative scelte tecniche. Qui con noi c'è la moto di Roberto Tamburini, che usa nella National Trophy, quindi questa è la versione allestita super stock. La M1000RR la possiamo vedere nella gigantografia alle spalle. Rispetto alla M1000RR da cui deriva, troviamo, come dicevo, significative differenze di motore e di telaio. Parliamo del motore, che è il dato più eclatante, dove un motore che, grazie a delle differenze importanti negli organi interni, guadagna 500 giri al minuto di regime massimo di rotazione. Questo è molto importante in chiave omologativa Superbike. Sprigiona una potenza di 212 cavalli e mantiene le peculiarità comunque di base, quello della M1000RR, quindi fasatura variabile, airbox a geometria variabile, insomma tutto quello che c'è. Beneficia di un sistema di TC e anti-wheelie ulteriormente sofisticato e perfezionato per garantire una regolazione sempre molto fine, quindi sempre molto efficace dal punto di vista della prestazione. Ma la differenza non è solo il motore, anche il telaio cambia in modo importante, perché la struttura è sempre il flex frame, quindi un telaio la cui combinazione di elasticità e rigidità è fatta in modo per migliorare la prestazione su pista, il feeling di guida. Ma le quote della ciclistica vengono riviste, esattamente come il motore, per privilegiare l'utilizzo agonistico su pista. Diciamo che la M1000RR è una moto super sportiva pensata per essere usata anche su strada, la M1000RR è una moto pensata per essere usata su pista, seppur omologata con una targa. Quindi ci si può andare in giro, e visto che ci si può andare in giro, parliamo un attimo della forbice di prezzo. La M1000RR, chiamiamola così, stradale, diciamo che parte da 33.800 euro chiave in mano, in cui sono inclusi tutti i servizi che dal 2019 in poi sono inclusi nel prezzo di ogni BMW, quindi abbiamo preconsegna, primo tagliando gratuito, immatricolazione, ma anche 4 anni di estensione e garanzia Best for BMW Motorrad e 5 anni di Mobile Care incluso nel prezzo. Se voglio, posso concedermi il pacchetto Competition, che con 4.700 euro include tutta una serie di diciamo ulteriori miglioramenti dal punto di vista estetico e funzionale, pensato per avere la moto il più estrema possibile grazie al pacchetto carbonio o al GPS per analizzare poi le proprie prestazioni in pista, e eccetera eccetera. E quindi una moto che alla fine, diciamo, diventa molto simile a quella che usa Sykes nel mondiale Superbike. La base di partenza è esattamente quella.
Poi con i kit dedicati alla Superstock, alla Superbike, che comunque sono disponibili attraverso il canale ufficiale della Motorsport, si può arrivare ad avere praticamente la replica di Sykes che usa. Che non è poco. Grazie Andrea. Grazie a voi. A dopo. Allora, siamo qui a Vallelunga con Roberto Finetti, responsabile Dunlop per l'Italia, che ci spiega anche con che scarpe proveremo questa BMW S1000RR M. Esatto, buongiorno a tutti. Oggi faremo questo test in pista della MRR dell'S1000RR utilizzando D213 GP Pro, che è un nostro pneumatico motorsport intagliato, disponibile in differenti soluzioni di mescola. Innanzitutto la misura posteriore è un 200/60, quindi una misura che al massimo angolo di piega ha una bellissima impronta terra. Come pressioni di esercizio, questo è un pneumatico che lavora in un range di funzionamento tra l'1.4 e l'1.5, il posteriore in esercizio, quindi decisamente sgonfio grazie alla caratteristica costruzione di una carcassa Entech, quindi molto, molto sostenuta, che permette pressioni basse, una grande area di contatto a terra e un chilometraggio comunque molto importante. L'anteriore invece è 120/70, disponibile in tre mescole e lavora in un range attorno al 2.3 in esercizio. La scelta delle mescole è importante. Al posteriore noi abbiamo la scelta 0-2-4, 0 la gomma tra virgolette da gara, la 4 una gomma un po' più endurance e una 2 invece un pneumatico utilizzato, una soluzione di mescola utilizzata anche in tanti campionati. L'anteriore 1-2-3, la 1 un pneumatico che deforma un po' di più, ci consente di portare la moto a centro curva, molto più comunicativa, mentre la soluzione 3 è una soluzione più rigida, più sostenuta per gli staccatori che vogliono portare 10-12 bar. Oh, questa è la gomma principe delle gare su strada, delle sì, road race. Assolutamente, noi abbiamo vinto tante le ultime edizioni del Tourist Trophy, Isola di Man, Ulster GP. Nel corso su strada si predilige una mescola 1 anteriore per una migliore comunicatività. E la posteriore una 0 o una 2 a seconda delle condizioni che i piloti andranno a incontrare. Nelle categorie stock, nella Superbike, quindi nella Poker Star, si utilizza la nostra versione slick. Oh, poi questa è una gomma omologata stradale, diciamo. Sì, ha un'omologazione semplicemente per essere utilizzata in determinate classifiche. Però è un pneumatico che non consigliamo assolutamente per l'utilizzo stradale, perché ha un range di funzionamento con le sue mescole che difficilmente riusciamo a ovviamente tenere su strada. Quindi per l'uso stradale anche la scelta della misura 200/60, poche moto portano quella misura del libretto, anche questo è un po' un deterrente, diciamo così, anche se... E anche se uno vuol tenere la patente, insomma. Esattamente, esattamente. Vabbè, sì. Grazie. Allora, adesso ci hanno spiegato bene quali sono le differenze fra l'S1000RR e la M1000RR e adesso ovviamente andiamo a provarle e soprattutto Giancarlo, tu che sei solito girare con una BMW, con una BMW RR, ci spiegherai poi le reali differenze fra i due modelli, perché da quello che abbiamo appreso le differenze sono tante, tantissime. Veramente tante. La moto è stata rivoluzionata, le differenze tra i due modelli sono veramente tante. Una vera leccornia. Va bene. Una vera leccornia. Poi dopo magari saremo un pochino più sudati. Siamo qui con Alex De Angelis, che non ha bisogno di presentazioni, perché MotoGP 250 di tutto, un grande pilota del moto mondiale. Grazie. Siamo fortunati perché Alex ovviamente ha una grande esperienza sulla S1000RR e oggi ha provato la M1000RR. Quali sono le differenze che tu da pilota senti passando da un modello all'altro?
Beh, le differenze sono veramente tantissime, quindi non stiamo a elencarle tutte perché ci vorrebbe una settimana. E a livello di pilota vi posso dire che la prima cosa che si può sentire è la maneggevolezza, che puoi veramente tastare con mano subito, appena entri in pista capisci che sotto mano hai, tra virgolette, una bicicletta, ma facile. Dopodiché cominci a girare e ti rendi conto che se, per dirti, qui a Vallelunga fai il tornantino in prima marcia o in seconda marcia, non c'è problema, perché tu dove sei a livello di giri motore, tocchi il gas e lei ti porta fuori. Quindi un motore con una grande schiena. Una grande schiena e una grande facilità di guida, a tal punto che probabilmente ci vorrebbe la telemetria per capire, una volta che l'hai fatta un po' di giri in prima, un po' di giri in seconda, qual è la migliore. Proprio perché se sei un pilota che stacchi forte, che ti piace la staccata, allora magari usi la prima che ti dà un pochino più freno motore, o viceversa, ti piace farla scorrere, o metti la seconda che ti fa scorrere un po' di più. Cose che poi in realtà vai nelle impostazioni, cambi il freno motore, anche quello te lo fai su misura una volta che hai scelto le tue marce. Di conseguenza è una moto veramente versatile per tutti, perché è una moto con la quale puoi andare tranquillamente a fare un giro per strada in quinta marcia con un filo di gas e lei va via veramente come se avesse il variatore, anche, no? Tra l'altro c'ha il variatore di fase. Quindi. E al contrario, vieni in pista ed è pronta a gara. Spettacolo. Fantastico, quindi la posso provare anch'io, che provo una volta ogni Morte di Papa. E posso scommettere che uscirai con il sorriso sulla bocca. Grazie Alex. Grazie a voi. Giancarlo, ciao. Una mezza giornata qui con le M Double R. Non potevamo sperare di meglio. Abbiamo provato una moto, è una superbike, veramente. Elettronica sopraffina, motore spinge tanto, tanta trazione. Tanta percorrenza. Che dire, è veramente una moto... Rispetto alla S1000RR che tu conosci benissimo. Guarda, un grosso passo avanti, ma al punto che non si può fare neanche un paragone. Se io adesso dovessi montare sulla mia, potrei pensare che ha dei problemi di assetto. Che si è rotta. Devo dire che anche andandoci decisamente più piano, come sono andato io, questa è una moto che ti permette grande velocità a centro curva e non spaventa, diciamo. Assolutamente, ma ti dirò di più, mi ha dato una grande sicurezza. Una grande sicurezza, io ho provato a mandarla via di retrotreno, in avantreno, in ingresso in curva, non c'è verso di spostarla. Se uno non esagera, diciamo, per l'appassionato. Anche queste Dunlop, che in questo caso sono quelle che vengono usate sul road racing e endurance, veramente ti danno una grande sensibilità, sì. Ti avvertono molto, una gomma che viene sconsigliata per uso stradale perché ovviamente non va nella temperatura sua, però è una gran gomma da track day. Se consideri che l'abbiamo provata nella mescola 4, che è quella più dura. Più dura, certo. E oggi poi faceva molto faceva caldo. Molto caldo, è andata benissimo, non bene. Motore spinge in una maniera incredibile. E anche frena... una bella copertura aerodinamica, anche se qui a Vallelunga non è una pista velocissima, però le copre... ali fanno il suo dovere, perché nel curvone la moto era inserita, sembrava di stare in un binario. Perfetta proprio. Poi il dubbio mio era nei freni e nelle sospensioni, perché montando non il top di categoria, invece devo dire frena benissimo. Il cambio, il cambio rispetto ad altre moto della concorrenza è un po' più duro, però... Un po' più duro, ma ci devi fare il piedi, perché già nella seconda sessione io mi sono trovato già meglio. Devi scaricare un po' di peso sul cambio. Sospensioni hanno fatto il loro dovere. È veramente una grande moto. E poi bisogna dire che, tenendo conto che nel caso tuo è un po' diverso, ma nel caso mio io sono zero allenato, stanca il giusto, sì. Cioè io riesco a fare 15 minuti prima di fermarmi, con altre moto sono un pochino più impegnato. E, oltretutto, anche con la mappa 3, che era la più spinta, a me non mi ha dato mai segni di pompaggio, quantomeno minimi, ma dovuti più che altro alla postura, forse mia, che non era perfetta, ma un minimo di pompaggio. E quindi qua con l'amatore che ha superato l'anta e l'ex pilota evoluto, diciamo che ci siamo divertiti, e quindi continuate a seguire questa serie fra, diciamo, vecchi piloti, perché vecchi. Vi proporremo
un po' di questi scambi fra di noi, fra il veloce e il meno veloce, perché vi vogliamo far capire qual è la moto da comprare per guidare velocemente in sicurezza divertendosi. Quindi cliccate sulla campanellina, non vi perdete nessuna prova del vecchio Scandalera e del Giancarlo Di Ridicco, e la moto vi serve pure per riaccendere il cervello egregiamente. Grazie amici, ragazzi, amici, ciao. Alla prossima, ciao.